Stiamo iniziando la live su YouTube, quindi eccoci. Ciao, ciao a tutti, una meta live, ciao, esatto. Quindi da Instagram venite su YouTube. Okay. Eccoci, allora oggi questa è la seconda giornata del Festival di Venezia e quindi siamo in due, è arrivato, esatto, pure la guest star qui. Abbiamo visto film, allora io sono arrivato a pranzo, quindi abbiamo visto un film pomeriggio insieme, mentre ha finito da 20 minuti due film diversi. Quindi io ho recuperato Lacci, che tu avevi visto ieri. Sì. E quindi parto subito con quello che non ho neanche fatto l'impressione a caldo su Instagram. È vero, perché Instagram. Tu hai ascoltato solo quello che ti ho detto io. Esatto. Stavolta concordiamo, nel senso che... Allora, a me è piaciuto tantissimo e diciamo che fino a metà veramente lo trovavo potentissimo. Dopo ci sono due o tre cosine che ovviamente non faccio spoiler, tipo personaggi che non tornano magari fisicamente, magari quello è più un puntiglio mio. Però in generale veramente interpretazioni grandiose tutte, anche la scrittura dei dialoghi, ci sono anche piccolezze in quello che dicono che esalta il tutto, e no, veramente un bel film che cosa uscirà al cinema? È il primo ottobre. Andate a vederlo perché veramente merita tanto, un film italiano che è stato il film d'apertura del festival e... Andatevi in sala perché merita davvero. E arriverà invece... la recensione. Prima o poi. Tu invece? No, io ho visto, allora oggi, stamattina ho visto The Human Voice, tu poi mi sa che lo recuperi prossimamente, con Tilda, esatto. Il cortometraggio di Pedro Almodóvar con Tilda Swinton. E, allora, ovviamente i colori sono qui, cioè l'estetica è proprio un film all'Almodóvar, perché pure in questo cortometraggio ci sono questi colori forti. E fondamentalmente vabbè, una prova attoriale per Tilda Swinton, che praticamente fa tutto da sola, perché è tutto un monologo con questa telefonata a un ipotetico appunto compagno che l'ha lasciata, insomma, che non c'è più, e quindi è lei con gli AirPods tutto il tempo in questa casa molto Almodóvar, appunto, molto, sembra proprio una delle case che ha usato nei vari film, molto telenovela, sì. Ok. E è ispirato appunto a un testo di Cocteau a cui lui si è ispirato già per altri film, ha detto in conferenza stampa che questa è l'ultima volta però che lo fa, che si ispira a questa opera, quindi insomma ci crediamo. Però la conferenza c'eri pure tu. Sì, esatto, poi siamo andati a mezzogiorno e mezzo alla conferenza, è stata molto interessante, ha parlato un po' del film, un po' dei progetti anche futuri così. E come dicevo anche nelle storie, è stato bello il discorso che ha fatto ecco qui che posso approfondire un po' di più, qua sono stato veloce, sul lockdown gli hanno fatto una domanda e lui ha detto che ha un po' una paura, perché da una parte è stato positivo, perché comunque, cioè ovvio non positivo, ma ha avvicinato le persone all'intrattenimento, quindi a recuperare serie, film, a godersi le piattaforme, un po' di dipendenza sana da quelle cose lì. Però dall'altra lui ha una paura per il futuro, che potrebbe essere il fatto che potremmo diventare tutti troppo sedentari, perché appunto da casa potenzialmente puoi far tutto, comprare la spesa, comprare qualsiasi cosa. Quindi la paura sua è un po' quella. E in realtà riflettendoci mi è venuto un po' anche a me, perché in effetti... si vede anche le aziende, come ha detto anche lui, che magari con lo smart working adesso si accorgono che vanno meglio perché spendono meno, e quindi è tutto un giro che si spera non porti cose negative nel futuro. E poi ha detto il messaggio sul cinema. Andate al cinema, riempite le sale, perché lui ha fatto anche il paragone con Netflix, dicendo che... lui parlava dei suoi film come regista e anche ha detto come spettatore, se io dovessi mettere un mio film su Netflix lo troverei una cosa molto peggiore rispetto a vederlo in sala, perché lui ci tiene molto all'esperienza degli spettatori in sala e all'interazione con quelli che possono avere sul grande schermo rispetto... a casa davanti alla TV, ma proprio ha detto il gesto di uscire di casa, vestirsi, comunque crea
interazione con altri, è emozionarsi insieme ad altre persone, mi concordo in pieno, quindi andate al cinema. Sì, infatti c'è sempre il buio, stare lì al buio, sì, e condividere le emozioni che si vedono con altre persone, beh, perché poi alla fine uno a casa c'ha tutte le comodità, quindi si, magari si rintana e c'è la famosa sindrome del guardiano del faro. Esatto. Ah, intanto salutiamo, c'è Cinetalk. Sì, Cinetalk, Fabio, ciao Fabio. Ciao, ciao Fabio, ciao. Adesso rispondiamo ai commenti. E poi volevo dire che c'era Tilda Swinton, che è un alieno. È una statua di cera, cioè luccica, e io penso non sia aliena, non sia umana veramente. Sì, è così eterea sempre, che poi io infatti sono andata a vedere quanti anni ha, va per i 60 addirittura, perché io non sapevo dargli un'età, perché io l'ho sempre la ricordo sempre così, forse mi aumentano leggermente qualche rughetta sugli occhi, ma è sempre la stessa praticamente. Poi in descrizione, si è capito da anche solo l'espressione facciale, quando praticamente un giornalista gli ha fatto la domanda: lavorerete ancora insieme, così? Lui ha detto che gli piacerebbe molto e penserà in futuro, ha dato una risposta un po' che poteva dare chiunque. Invece lei era, io almeno ho percepito, non so te, diceva sì con la testa, proprio lo guardava come, ma per, ha continuato a dire sì con la testa per un po', quindi secondo me lei si è trovata davvero bene e gli piacerebbe fare altri lavori sì, con lui. Sì, sì, no, perché poi è carino che quando va a raccontare, insomma, che addirittura ha chiesto al monaco benedettino, cioè lui, beh, lei conosce tipo un monaco, mi pare benedettino, italiano, che ha detto sì. E che gli ha chiesto appunto che cosa, che preghiera posso fare per voi, cioè per te, così, e lei gli ha chiesto: guarda, sembra stupido, ma vorrei appunto lavorare con Almodovar, anche se è difficile perché non so niente di spagnolo, e invece appunto, quindi questo infatti sogno è stato realizzato. Che si è piegato all'inglese, sì, è stato pure film. Lui, perché con l'inglese appunto Almodovar non ne la fa. Però insomma si sono trovati, quindi tutto, insomma, il prossimo sicuramente sarà un lungometraggio, perché questa era una prova tecnica praticamente. Aspetta che rispondiamo un attimo. Allora, ciao, supportate il cinema, ciao ragazzi, spero stia andando tutto bene. Sì, tutto bellissimo. Va a vedere New Mutant, vuoi dire qualcosa? No, vabbè, Fabio, tu vai a vederlo, dopo leggiti la recensione e dimmi su Instagram, dimmi se la pensi uguale a me. Io l'ho visto ieri sera, non mi è piaciuto proprio per niente, però adesso non mi dilungo su quello perché parliamo di Venezia, però questo è. E poi e io poi ho tuo, visto sì. Ah no, abbiamo visto insieme alle 4:30 Amant, vabbè, non perdonate il mio francese, una roba terribile. Ecco. Non il francese, il film. Mamma mia. No, non ci è piaciuto, diciamo. Allora, se nel, diciamo di, allora, il nome dell'attore francese non me lo ricordo, però l'ho visto in una marea di film, il ragazzo, pure quell'altro, insomma, che c'ha la faccia un po' sempre da cattivo. E poi c'è Stacey Martin, che non so appunto se ve la ricordate, in Nymphomaniac di Lars von Trier. Vabbè, lei si ricorda. Vabbè, tu vuoi a ricordare. Come diceva Fabio di Telescamp prima. E soprattutto forse in Nymphomaniac. E quindi niente, praticamente è questa storia, allora vuole essere secondo me un incrocio tra il melò francese, che a loro piace tanto inciuciare con queste storie di tradimenti, di storie impossibili che in realtà non sarebbero impossibili se loro non si complicassero la vita, e, cioè, questo, infatti è vero. Però è un modo francese di complicarsi la vita, secondo me, con i vari film che ho visto. E poi diventa un thriller, è un gran, diciamo, miscuglio, ma soprattutto, diciamo, il punto più debole è la sceneggiatura, che è, cioè, sembra proprio che si sono completamente dimenticati alcune pagine, l'hanno tipo accartocciate, l'hanno buttate, dice, ma dove sono finite? E hanno fatto un taglio, perché ci sono dei tagli a caso, ogni tanto c'è un taglio, oppure c'è una scena che fanno vedere un tramonto, dura un secondo e poi finisce, non serviva a niente. Sì, no, infatti. E poi, sì, quindi poi ci sono pure dei salti temporali in avanti, tu dici, aspetta, come ci siamo arrivati fino a qua? Insomma, un pochino, cioè quella è la pecca più grande, che poi ovviamente si sente per tutto il resto, perché poi, vabbè, per la recitazione alla fine sono abbastanza normali, insomma, niente di speciale, ma perché non gli è richiesto nemmeno niente di speciale. Però il film, un pochino di cose che non tornano, buchi di sceneggiatura, c'è adesso cercherò di stare sul vago, un twist
perché è quello che dovrebbe servire poi a intricare la trama, che veramente viene fuori per una cosa assurda, cioè mettono insieme tante di quelle cose, è come quando, diciamo, in un thriller vogliono a tutti i costi farti scoprire chi è l'assassino e ti buttano elementi che però li buttano perché sei nel film, ti devono far vedere il film, ma nella realtà non tornerebbero mai tutti quegli elementi insieme, quindi non funziona. No, e funziona. Sì, poi vabbè, poi ci sono molte cose anche un po' da telenovela, insomma, cioè proprio coincidenze forzatissime e personaggi secondari. Personaggi, sì, dico, vabbè, il padre si vede all'inizio, tipo due scene, poi si vede alla fine e non mi ricordavo neanche la faccia. Cioè, per dire. Sì, proprio, diciamo che delle connessioni che non funzionano molto bene, quindi è sempre, però quello, ritorniamo sempre alla sceneggiatura, perché se fosse stato scritto meglio ti tornava un po' tutto. E, quindi no, cioè, intanto vedo che ci hanno scritto. Allora, se riescono a beccare gli attori, ecco, oggi ti raccontiamo questa avventura. E com'è il red carpet murato? Rita. Allora, no, intanto il red carpet, sì, ci sono questi pannelli molto alti che in effetti scoraggiano l'assembramento per aspettare qualcuno, anche se c'è insomma, un po' di gente si mette dove arrivano le macchine, praticamente. E poi non so che vedono, perché, cioè, a meno che uno non tira giù il finestrino e fa un saluto, non lo so. Però sì, è l'unico, cioè, praticamente c'è uno spiraglio dove poi inizia il muro . E lì arrivano le macchine e tu vedi il red carpet da lontano, diciamo, ci sono le ringhiere, quello è l'unico punto, perché le altre mura sono troppo alte e ci vanno dentro soltanto i fotografi. Sì. E no. Poi però oggi abbiamo avuto un'avventura con Matt, perché siamo andati in pausa tra un film e l'altro, siamo andati a curiosare un po' in giro. Qui c'è l'hotel Excelsior, che è un po' tipo la base operativa, un po' di tutto, e con l'accredito si può entrare a curiosare, quindi abbiamo visto al bar lì che stava seduto Matt Dillon. Ma proprio... se ne è accorto lui, perché no, no, allora adesso spiego come è andato. Ecco, infatti, spiegate perché. Letizia era lì e mi fa, ecco, la mascherina quest'anno è anche più difficile riconoscerli, e praticamente l'ha sfiorata quasi, l'ha sbattuto Matt Dillon da dietro, e io ho detto, guarda un attimo chi c'è. Con la giacca color melanzana, vorrei dire. È vero, dopo siamo andati di là, era seduto al bar che si beveva un drink e al telefono, mi sembra, sì, quindi non l'abbiamo disturbato. Poi siamo eravamo anche con Fabio di Trash Cult. Dopo siamo tornati di là, abbiamo fatto un giro fuori, una terrazza, tutto bellissimo l'hotel. E lui è uscito e si è fatto le foto con qualcuno che era lì, che gliel'ha chieste. Ma lì ovviamente è tutto molto tranquillo, cioè lui è lì perché sta lì, cioè pernotta lì, quindi... Sì, perché poi essendo giuria sarà qui tutti i giorni praticamente, quindi... Sì, non è come beccarlo per strada che lo devi chiamare così, è lì lui. Il fatto è che dopo è rientrato e se n'è andato... Sì, c'aveva da chiacchierare con qualcuno, però magari però nei diciamo prossimi giorni si rincontra. Perché... E poi Kate, dobbiamo beccare Kate. Sì, no, Kate è proprio una mission. Pure se mi devo fare il selfie con la mascherina. Cioè, potremmo arrivare al punto di dire, Matt, facci una foto con Kate. No, perché cioè, perché è ovvio. Io ho detto già che è ovvio, io voglio incontrare Kate e ovviamente incontro Matt Dillon, così proprio tipo che oh, ma sta sempre in giro, levate sto Matt Dillon. Mi sperai il contrario così. Poi Fabio ci dice, spero che non trovino un nuovo attore per Black Panther, secondo me non ci starebbe bene, mi è dispiaciuto tantissimo per Chadwick Boseman, davvero ci sono rimasto malissimo, ero troppo giovane. Questo sì, abbiamo fatto anche noi i vari post e stories, quindi... triste come cosa e no. Però secondo me troveranno un sostituto del tipo, insomma, un personaggio che era già magari nel film e magari gli danno il ruolo principale, non so, qualcosa del genere, ma non credo lo sostituiscano, quando, dato che era andato bene tutto. E news che ho saputo poco fa, Robert Pattinson breaking news, ultima ora. The Batman al COVID. Infatti. Abbiamo pure controllato perché io pensavo fosse una fake news, invece no. Quindi vabbè, speriamo che magari è una cosa asintomatica. Invece Cinetalk è bravo, a proposito di Kate Blanchett, ho recuperato Carol, film splendido, e Kate Blanchett ha un fascino straordinario, immagino vederla dal vivo lì a Venezia. Sì, speriamo di vederla. Vediamo. Io fino adesso l'ho vista in conferenza, per la conferenza d'apertura, però era un po', insomma, blindata, si è messa la mascherina, si è tolta la mascherina. Carol c'è anche quella matta di Rooney Mara. Sì.
però il film è bellissimo, c'è anche il poster a casa. Sì, tu sei patita di Carol. Sì, io so proprio gli occhi a cuore di quel film, ma proprio le musiche, ecco, scusate il problema tecnico del braccio che non regge. Intanto io prendo un quadernino così vi diamo gli appuntamenti di domani. Eh sì. E intanto, no, poi devo dire che io ho visto pure l'altro film nel frattempo, però lei aspetta, leggiamo i commenti, okay, sono è bellissimo prendersi, essere liberi di prendere appunti in sala. Io mi scrivo, sì, io lui faccio, fa queste no, brezze. Perché nelle sale normali durante l'anno mi vergogno sinceramente di mettermi col quadernino, ma qui che cioè, non dai nell'occhio, diciamo. No, ma mi sa che inizierò a farlo anche normalmente. Grazie che ci dite buona fortuna per Kate, ce la metteremo tutto. Grazie. Da quanto è iniziata la live? Da 15 minuti circa. 15 minuti, ma le ciao, carichiamo... canale film, benvenuto. Ciao. Le carichiamo tutte, siamo partiti da ieri ovviamente dal 2, le faremo tutti i giorni per chi non lo sapesse, e le carichiamo tutte, quindi le trovate anche tra un anno. Non cioè, si perdono. E io allora intanto vi dico, mentre lui studia... Non che devo studiare, volevo dire un attimo cosa facciamo. No, dico l'altro film che ho visto io, che è sempre in concorso, dopo questo Amanti che devi abbiamo cantare visto. La canzone. The Disciple, sì, che è un film indiano in concorso, che vabbè dura ben 127 minuti. Allora, secondo me, ecco, poteva durare un po' di meno, però comunque è uno di quei film interessanti per, diciamo, scoprire... una cultura diversa, perché parla praticamente della musica classica dell'India settentrionale. Non so se avete mai visto questi sitar giganti, e probabilmente c'è sempre un cantante fondamentalmente che fa appunto quelle canzoni che adesso non mi potrò fare, ma me le accenno, tipo così. È un po', però diciamo prendono, devo vedere il film, ovviamente la musica non così. Ecco, per due, cioè, diciamo che ascoltarle per un po' è piacevole, è bello, perché poi a me piace anche, solo che poi per 127 minuti si ripete un pochino troppo, cioè diciamo la storia è un po' in secondo piano, fondamentalmente è come assistere a un concerto di questa musica per oltre 2 ore, però comunque è interessante perché loro hanno tutta questa cultura, perché c'è questo... appunto il discepolo del titolo, che è uno che studia questo tipo di musica fin da, cioè il padre lo costringe a studiare questo tipo di musica, quindi lui non lo fa andare a giocare con gli amici per studiare, poi trova sto guru e tutta la vita la dedica proprio a farsi questi esercizi vocali, anche a costo per sempre, insomma, di avere a che fare con tosse, insomma malessere fisico di ogni tipo, però continua questi esercizi. E quindi diciamo sacrifica un po' tutta la vita per questa musica, fino a che si sveglia a un certo punto, perché si rende conto proprio che metteva in secondo piano anche le relazioni, l'opportunità di farsi una famiglia. Come si chiama? Si chiama The Disciple, il discepolo, insomma in inglese. E poi ha anche delle trovate di regia interessanti, perché ogni tanto stacca su questo protagonista che va, cioè per muoversi, insomma, c'ha una moto d'epoca, e tutto quel tratto è praticamente il rallenti, con lui che sente praticamente nelle cuffie una sorta di asceta, insomma, non mi ricordo adesso come si chiama, però che dà una serie di insegnamenti, perché per suonare e cantare questo tipo di musica è comunque un tipo di musica sacra, quindi ci sono un po' delle, cioè devi essere mentalmente sereno, infatti fanno degli esercizi di meditazione, insomma è un po' una musica che deve veicolare un messaggio di qualche tipo. Tanto volevo dire, scusate ciao la Romana regia. Intanto ciao Romana, scusate la regia, ma è il bello della diretta, cioè veramente. Facciamo tipo documentary, capito? Volevo subito rispondere. Ciao il Romana. Film che siete più curiosi di vedere. Grande Cinetalk, io te lo dico subito, che si chiama Mandibles, sì. Quello con la mosca gigante. Cioè io non vedo l'ora. È ancora sta fana, questa sì, mosca gigante. Alle 9 sabato sarà mio, cioè proprio... Poi proprio così, dopo colazione, pronto. Stacca. Figata. Sì, che da, visto dal teaser, insomma, mamma non sarà mia. Un film proprio molto, cioè dove la logica regna, no, sovrano. Trovano questa mosca gigante in un bagagliaio, se ho capito bene, e poi gli fanno fare di tutto per... Gli fanno bere la piscina, per so, si vede nel teaser che beve dalla piscina, di a fare caso. I soldi, geni. Ma Tenet è? Vietato ai minori di 14 non anni. Credo, no, non penso. No, che io sappia, no. E diciamo quindi un attimo, domani che c'è... Oggi sì, abbiamo fatto un po' il recap, allora... Non ah, so domani se è grande giorno di Favino. Tu vedi un altro, vedi qualcos'altro qua. Comunque, di sicuro, tutti e due vediamo alle 8:30 domattina Padre Nostro. Sì. Fantastico, alzarsi la mattina e dalla mattina alla sera guardare film. The Duke alle 11:15.
Poi dopo abbiamo le conferenze stampe dei due film, quindi alle 14 conferenza stampa di Padre Nostro con Favino, eccetera, e conferenza stampa di De Luca alle 15. Vi Sì. aggiorneremo su tutto. E poi dopo io alle 19.45 ho The Human Voice, che così vado a E recuperarlo, quella invece di... io ho Pieces of Woman con Vanessa Kirby Ecco, e qualcun altro, che è penso. quello che io vorrei vedere domenica mattina, ma è tutto... perché quest'anno bisogna prenotare anche gli accreditati e tutto, quindi al momento è occupato, ci provo i prossimi giorni, vediamo. Che c'è anche Shia LaBeouf in quello lì, Ah, in giusto. quel film. E io invece guardo quindi The Human Voice, recupero, e più c'è Quo Vadis, Aida. È sempre in concorso. Romana ci dice Padre nostro, wow. E poi ti facciamo sapere se wow. Però mi ispira tanto anche a me. Però intanto ormai ecco Favino è abbastanza un marchio di garanzia. Poi qui mi pare che è anche produttore, quindi si vede Sì, che ci tiene al progetto, uno si può fidare. Ci dicono quanto dura Venezia, è fino al 12 12 settembre. dal 2 al Però 12. per lui no. Grazie, grazie mille. No, io domenica vado via, domenica pomeriggio. Secondo voi quale film potrebbe ambire a vincere il Leone d'Oro? Beh, è un po' presto adesso, però dobbiamo avere qualche. Cioè, al secondo giorno è un po' difficile fare pronostici, Dobbiamo avere magari. un panorama un pochino più ampio. E Martina, anche perché Favino. fate conto che comunque qui è gestita che ogni giorno esce qualche film, che poi viene ripetuto il giorno dopo, al massimo il giorno dopo ancora. Quindi comunque molti film escono solo la prossima settimana, cioè sono tutti, non è che tipo dal 2 al 12 ci sono tutti tutto il giorno, non è così. Quindi molti film magari arrivano giovedì prossimo, non so, per dire, quindi Certo, sì. Oh, piano piano. Favino fuori, Sì, esatto. abbiamo molta fiducia, intanto. Esatto, allora niente, speriamo intanto che vi piaccia l'idea di queste live giornaliere dove facciamo un po' il resoconto. Già oggi è stato più corposo, abbiamo parlato di più cose perché Sì, ieri sì. era il primo giorno, io ero ancora a casa. Lui voleva andare a vedere New Mutants. Sì, no, dovevo fila per after fuori dal cinema, alziamo le mani per il fatto che portino gente al Sì, cinema hanno fatto poi. un record di incassi, oggi ho ricevuto il Ah. comunicato, quindi. Solo dal mio cinema si capiva, arrivavano al Ah, parcheggio. ci dicono, ma serve il biglietto, stavo pensando di venire per la prima volta. Sì, Sì, lo puoi cioè, comprare. tu Cioè. guarda il sito, la Biennale mi sembra, sì. E Sì, è biennale.org. guardi un attimo, giorno per giorno ci sono tutte le proiezioni o le conferenze, quello che è, e per il pubblico vedi, puoi prenotarli se ti fa scegliere proprio il posto in sala, come le sale classiche. E dopo paghi se trovi dei posti, perché adesso li stanno sbloccando giorno per giorno e li puoi prenotare per le 72 ore Sì. successive massimo. Quindi per dire oggi sono usciti quelli di domenica. E quindi se trovi i posti, sì, tranquillamente. No, Romana mi dice una cosa che io non ho notato. L'hai sentita, dice Letizia, ma l'hai sentita Tilda quando ha detto Wakanda Forever? Mi sono venuti i No. brividi. Ma quando è No, non l'ha successo? detto. Non l'ha detto in conferenza, No, a l'avrei conferenza non sentito. l'abbiamo sentito, A parte quindi che è facci. stata Sì, zitta al 90%, infatti, ha perché ha parlato parlato sempre al perché Almodóvar. chiunque faceva domande soltanto a lui. No, magari l'ha fatto sul red carpet, non lo so. Secondo me Fateci sì. sapere quando è successo, perché poi lei la carriera l'ha preso ieri, quindi Per me è in forse. uno di quei momenti lì. Oggi Vabbè, no, oggi non l'ha bravissima, detto. insomma, in Sì, beh, lei è caso. l'antico, lei è... Eh sì, è vero, più cioè... antica di lei, non scherzo. Perché appunto questa figura eterea, non si sa. Vi faccio Scusate tutte se... queste domande. No, figurati, siamo No, ma... qua apposta. Esatto, servono anche a questo queste live. Anzi, magari poi appunto rimanendo un futuro, uno le guarda dopo, il prossimo anno in preparazione del prossimo di Venezia 78, magari possono tornare utili. Niente, siamo 24 minuti, siamo più o meno alla mezz'oretta che ci eravamo previsti, però siamo contenti che avete fatto varie Eh domande, sì, grazie. quindi tornate se vi va tutti i giorni che siamo Ah, qui. discorso di ringraziamento per Leone alla Ah, carriera, ecco, ok. vedi. Grazie però, me l'ero perso. Bella questa chicca, grande. E niente, quindi adesso l'orario non sarà definitivo, perché dipende dall'ultima No. proiezione che facciamo, adesso questa è finita 20 minuti fa, domani, aspetta che... Domani, vabbè, ho quella delle 7 e tre quarti, Sì, ecco, sarà più o meno, mi sa. domani o facciamo su quest'ora se riusciamo a incastrarci Prima. prima, perché
però se vogliamo parlarvi anche di quella è meglio farlo dopo, quindi vediamo, al massimo la recuperate in differita. Sì. Ma ora guardate un film, no? Che adesso basta. Vediamo, io vado a mangiare, non so. Mangia e basta. Perché c'è un calo di zucchero. No, io però ho visti due di seguito che erano belli tosti, e soprattutto perché bisogna tenere la mascherina tutto il tempo. Sì, quindi dopo due film proprio attaccati serve l'aria, l'ossigeno. Sì, cioè ci vuole un attimo anche di sì. Poi è bellissimo dalla mattina alla sera stare in sala, correre di qua di là. Poi tocca vedere, pure scrivere ogni tanto. Questo piccolo, cioè dovrebbero fare uno stratagemma che uno scrive mentre vede il film, così ottimizzi. Cioè, oltre a prendere appunti, proprio scrivi, sì, proprio, scrivi, capito? Proprio già l'articolo. Se vuoi Padre nostro esce oggi. Basso nel profilo. No. Ok, lo guarderemo. Ora guarderemo. Padre nostro esce oggi? No. Non mi sembra, no. Beh, se vuoi dire qualcosa, è impossibile perché la prima stampa è domani mattina, quindi sicuramente non è, non può essere. Cioè, però ci guardo subito, sì. Vedi proprio la diretta. E dico così, sì, mentre io non c'è niente da fare. Che io vorrei domani lo tengo io, dai, domani lo tengo no, domani io. Portiamo il baston selfie che oggi mi sono scordata. Allora, distribuzione. Selfie stick, come si dice professionalmente. 24 settembre uscirà Padre Nostro in Italia. Apposta, quindi c'è un po' di tempo. Ancora no. E poi pensavo più tardi. Infatti, più okay. Tardi. E niente, se non avete altre domande, intanto vi ricordo appunto di solite cose, di seguirci anche su Instagram, Madrein8 e Tizia Rogolino. Se iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. La campanella che vi fa arrivare tutti i video. Ah, aspetta, ci chiedono al Modovar com'è stato. Sì, l'ho detto un po' prima cosa, cioè ha detto pure Lorenzo che ha parlato molto, ha incoraggiato di andare al cinema. E non lo so, stava in forma, insomma, sì, molto sì. Propositivo, molto. Anzi, è stato carino alla fine perché purtroppo, allora, di solito quando non c'era il Covid c'era la cavalleria, appena finita la conferenza tutti si lanciavano sul tavolo per fare foto autografi, adesso c'è la transenna perché devono tenere distanze, però lui appunto invece molti attori, insomma registi che stanno lì appena finisce la conferenza si alzano e se ne vanno, e invece lui è stato rimasto lì seduto, si è tolto gli occhiali da sole, ha detto un momentino, senza occhiali, ha detto, perché sì. Aveva giustamente gli occhiali da sole in conferenza, quindi è rimasto proprio lì per farsi le foto. Inception, story Inception, foto ecco. Esclusiva loro due. Sì, pure nelle nostre stories, come sì, le trovate. Sì, sono nelle e comunque è stato molto carino, ha detto che appunto non vede l'ora di riprendere a lavorare, che farà un film a breve già. E poi un altro dopo, che poi uno è anche un western. Esatto. Quindi sono molto curiosa adesso di questa cosa oggi quando l'ha detta. E, western firmato Almodovar, quindi sì, cos'è che aspetta. Perché poi sì, io mi sono lì per lì, mi sono scritta parecchie cose, ma sì, ha detto che uno è di 45 minuti, tipo un mediometraggio, un western. Poi se riesce a fare western a Tilda Swinton, io non me lo posso perdere comunque. Che si chiamerà strana anche il titolo, è vero. Strana forma di vita. Sì. O almeno la traduttrice ha detto così, sì, perché non lo so. Te mi dicevi che Emma Stone la traducono. Sì, non Emma si Pietra. Sa, può essere tutto possibile. Per questo, niente, poi... Sì, è un western. Ah no, comunque... Non ci credo. E Romana, se vuoi puoi guardarti la live dall'inizio, dicevo tutto il discorso del cinema e del lockdown che ha fatto. Avete incontrato qualche collega giornalista tipo Valentina Riete o altri? Beh, ci sono un po' tutti qui, sì. Lui ha adocchiato pure Francesco Alò e no. Altri... Poi abbiamo oggi siamo stati con Fabio di Trash Cult, non so se la vedi, insomma, se lo seguite su Instagram, ci abbiamo fatto qualche diretta. Anche domani forse lo faremo special guest. Sì. Sì, ho visto la live di Bad Taste dal backstage perché erano lì che la stavano facendo. Però sì, ci stanno, siamo un po' parecchi, sì, anche beh, se c'è stato un po' gli accrediti un po' dimezzati, però ci stanno, insomma, gente. Anzi, oggi hanno dato pure più gente di ieri, devo dire, quindi sono un po' più di speranza. Ecco, diciamo più italiani, cioè meno stranieri. Molti sono spagnoli, però ecco, americani sinceramente non credo ce ne siano tanti, perché anche i prodotti americani sono molto meno. Mm. Perfetto, grazie, io seguo. No, grazie. Lo seguo forse. Forse sì. Lo seguo sì. Fabio. Ok.
niente, qua c'è gente che corre. Sì. E... ci travolgono. Io. Chi sei? Ma tipo brasiliano, sì, ma appena detto, sono tutti qui della zona. Tutti italiani. Un po' veneto, sembri un po' brasiliano. Dici che è così, ha bevuto un po' e... non si sa, mistero. Molto bene, allora vi auguro un buon proseguimento, grazie mille. Grazie. Tornate domani, noi siamo a 30 minuti, direi che possiamo staccare. Sì. E niente, a domani, buona serata. E vi facciamo sapere. Ho sentito, ma chi sei? A chi? Ciao ragazzi. Ah, quelli lì che corrono, Carda. Forse. Carda, ah, ti ho citato anche prima perché ho detto che mi hai detto, no, non l'ho detto forse, no. Però comunque mi hai detto in anteprima. La news di Pattinson. Sono uscito dalla prigione di Lacci, ho detto Pattinson ha il Covid, ho detto, sì. Va bene. E, ragazzi, siete uno spasso, grazie. Grazie, grazie mille. Buona serata. Ok, buona serata anche a voi. Vi iscriverò al canale e vi seguirò. Un buon proseguimento. Ah, grazie. Grazie, grazie mille Martina. Mi iscriverò infatti, non era partita. Grazie mille. E poi seguiteci su Instagram che facciamo 2000 storie al giorno. Oggi Instagram ormai non mi stava sì, dietro, infatti. Quindi tra quelle e la live siamo sempre presenti. Grazie per le vostre chicche. Grazie mille a voi. Buona serata ciao, ciao a domani. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao.